Amici di Onda Libera, siamo a Fano, al Pino Bar, dove si è appena concluso un incontro con Roberto Fico. Roberto Fico, parlamentare del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Vigilanza RAI. Approfittiamo dell'occasione per fare qualche domanda, insomma, a un personaggio così in vista e così conosciuto. Allora, innanzitutto parliamo di Costituzione. In pentola ci sono un sacco di riforme costituzionali che mettono un po' in agitazione un po' tutti quanti. Dove si sta andando con queste riforme costituzionali? Ma il progetto che intravedo io è che le riforme costituzionali insieme alla legge elettorale possono creare un partito unico che governa da solo, ovvero una sola persona al comando che elegge anche tutte le figure di garanzia costituzionale come il CSM oppure la Corte Costituzionale, quindi poche persone che decidono per tutti. È un sistema che è antidemocratico, così come lo vuole sviluppare il Partito Democratico e altri partiti. Ecco, invece parliamo di RAI, degli ultimi giorni la notizia della vendita di RAI Way. Il Movimento 5 Stelle ha invece un altro programma, mi sembra, in merito alla gestione della RAI. Ce lo può descrivere, ci può dire insomma qual è la vostra proposta? Rispetto alla situazione di RAI Way, noi abbiamo detto che RAI Way deve rimanere nelle mani pubbliche. Spieghiamo che cos'è RAI Way. RAI Way è la società che detiene le antenne che trasferiscono il segnale radiotelevisivo ed è un patrimonio unico in Italia perché sono antenne sparse su tutto il territorio nazionale, molto capillari, che fanno sì che possiamo guardare la televisione, ascoltare la radio, e in queste antenne passa anche il segnale delle intercettazioni ambientali dei magistrati o quelli di emergenza delle forze armate, quindi parliamo di sicurezza nazionale. È assurdo cedere senza nessun tipo di programma o di strategia questo asset così strategico. Noi vogliamo svilupparlo, ma per ora deve rimanere nelle mani pubbliche. Bene, e un'ultima domanda. Questa mattina, sfogliando Facebook, diciamo così, ho visto un post, credo pubblicato dal giornale.it, non so se sia un fake perché su Facebook gira un po' di tutto, ma paventavano una sorta di voto di scambio con il microcredito. Cioè, è vera intanto questa notizia oppure se ci puoi dire come stanno veramente le cose? No, c'è qualcuno che fa il furbo perché il nostro progetto è molto buono e quindi cercano di svalutarlo creando una vera e propria diffamazione dicendo che il microcredito si inquadra come voto di scambio. Invece, siccome i nostri stipendi sono tagliati e li mettiamo su un fondo che gestisce esclusivamente il Ministero senza più l'intervento del Movimento 5 Stelle, che taglia esclusivamente i suoi stipendi mettendoli in questo fondo, è pura diffamazione, e chi dice questo andrebbe tranquillamente denunciato. Bene, grazie amici di Onda Libera, un saluto. Grazie a voi, un saluto.